cioè come coniugare la libertà di manifestazione del pensiero, che significa esprimersi con assoluta schiettezza, sincerità, senza confini, senza perimetri, con l'esigenza però di non fare male. Il diritto alla libertà di espressione sancito dalla nostra Costituzione nell'era di Internet. Questo uno dei temi del convegno ospitato alla CAMU di Arezzo nel Palazzo di Fraternita, che ha visto la presenza tra gli altri del presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio. Il difficile rapporto oggi è con i media allorquando si convertono in hate speech, quel linguaggio d'odio, perché il linguaggio d'odio è qualcosa che non appartiene più alla storia della libertà di manifestazione del pensiero. L'evento organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Siena in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Toscana e l'Ordine degli Avvocati del Foro di Arezzo ha analizzato appunto il valore della libertà di parola e di espressione, che deve essere sempre praticato e difeso perché troppi sono i suoi nemici anche nelle moderne democrazie. Come il web, insomma tutto il mondo dei social, dei siti internet, ha cambiato anche la percezione, secondo lei, della libertà di espressione? Ma l'ha cambiata moltissimo, soprattutto perché l'ha in larga misura spersonalizzata, cioè ha consentito di divaricare quei due elementi che invece per due millenni e mezzo nella nostra cultura erano connessi appunto libertà e assunzione di responsabilità. Nel momento in cui si spersonalizza l'autore di una manifestazione perché è dietro un nickname, dietro un acronimo, questi due elementi inevitabilmente si scindono e, come dire, rimane soltanto la libertà senza assumersene le responsabilità. Un ambito, quello di Internet, ancora non normato, seppur alcune sentenze abbiano, come si suol dire, fatto giurisprudenza. Sono risposte che nei limiti, nell'ambito della legislazione vigente, lasciano abbastanza soddisfatti, ma nei limiti, nell'ambito della legislazione vigente. Qui il problema è che occorreranno nuove normative, sono normative che non sarà sufficiente, siano normative nazionali, nemmeno europee, perché il fenomeno è un fenomeno, come dire, globale, sovranazionale, e quindi siamo alla ricerca disperata di un sistema che consenta un po' in tutto il mondo di avere risposte univoche, ma per ora non ci siamo su questo, chiaramente.